Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di lavoro e dell'avvertenza Betafence. Nulla di fatto per l'azienda di Tortoreto che dopo l'ultimo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico vede ridursi al minimo la possibilità di rimanere in attività nella nostra regione. Dura la posizione del rappresentante di FIOM CGIL, Mirko D'Ignazio. Non vi è alcun dubbio, al termine dell'incontro tenutosi in videoconferenza tra i vertici del gruppo Presidiad, l'amministratore delegato di Betafence Italia, il sottosegretario del Mise Alessandra Todde, il sottosegretario del Ministero del Lavoro Francesca Puglisi e le sigle sindacali. Infatti il gruppo inglese è intenzionato fino alla fine a ridimensionare la Betafence Italia di Tortoreto, attualmente unica sede nazionale della multinazionale delle recinzioni. La trasformazione sarà netta così da convertire lo stabilimento di Tortoreto di fatto in un piccolo presidio logistico e commerciale, mantenendo solo 25 dipendenti sugli attuali 155. Sul piede di guerra ai sindacati, che incassando il pieno appoggio dei rappresentanti ministeriali e la promessa per un nuovo tavolo di confronto, puntano il dito verso l'azienda, accusandola di aver portato all'incontro dei dati non veritieri, come spiega Mirko D'Ignazio della FIOM CGIL. L'azienda è tornata con lo stesso piano che in qualche modo ci aveva anticipato il 29 luglio, ovvero quello di fatto di chiudere lo stabilimento. Noi abbiamo contestato sia nel merito questa decisione, ma anche i dati che l'azienda ha portato a sostegno di questa scelta, perché a nostro avviso sono dati assolutamente non coerenti con quello che realmente succede nello stabilimento. In questo senso, assolutamente encomiabile è lo sforzo che ha fatto anche il Ministero dello Sviluppo Economico nel sostenerci nelle nostre rivendicazioni, nel sostenere le nostre segnalazioni fatte all'azienda, e in questo senso il Ministero ha riconvocato l'incontro per la prossima settimana, chiedendo però a Betafence e al gruppo Presidiad che la rappresentava in quella sede di venire con dati più seri, più concreti, con dati reali e non dati campati in aria come di fatto è accaduto ieri. Perché a nostro avviso ed avviso del Ministero dello Sviluppo Economico assolutamente c'è la possibilità che l'azienda torni indietro, ci deve essere la volontà dell'azienda a tornare indietro, perché l'azienda, la Betafence di Tortoreto, è un'azienda in salute che produce utili e che non capiamo la ragione per cui debba essere chiusa. Cronaca adesso, la Guardia Costiera di Giulianova intorno alle 16 ha recuperato al largo di Giulianova appunto il cadavere di un uomo. Secondo le prime informazioni si ipotizza che possa essere il corpo di Tomas Cerveni, il quarantenne cecoslovacco scomparso insieme a Marchetà ad Amcova, 17 anni. I due si trovavano insieme in vacanza a Martinsicuro, ma da sabato scorso si erano perse le loro tracce. Domenica, davanti alla riserva naturale della Sentina a nord della foce del Tronto a San Benedetto, era stato rinvenuto il cadavere di una ragazza che potrebbe essere proprio quella della 17enne. Il riconoscimento non è ancora ufficiale, ma la madre avrebbe riconosciuto gli orecchini della figlia trovati indosso al cadavere recuperato appunto domenica. La madre aveva avuto la possibilità di visionare alcune foto e avrebbe riconosciuto gli orecchini come quelli che portava la figlia. Oggi invece il ritrovamento del cadavere di un uomo, l'allarme da quanto si apprende è scattato intorno alle 2 quando un natante da diporto con 3 persone a bordo avrebbe avvistato a circa 7 miglia dalla costa il cadavere di un uomo. A quel punto i 3 hanno contattato la Guardia Costiera di Giulianova diretta dal comandante Daniela Sutera, che ha immediatamente allertato la motovedetta reperibile. Scattate così le operazioni di recupero del corpo durate circa un'ora ed è stato avvertito il pubblico ministero di turno della Procura di Teramo, il sostituto procuratore Andrea De Feis, che ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo. Autopsia che dovrebbe essere effettuata domani. Sul posto anche gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo e il medico legale per i primi rilievi, oltre alla squadra mobile e alla polizia scientifica. Da quanto si apprende, il cadavere sarebbe in avanzato stato di decomposizione e al momento non si esclude appunto che possa essere quello del quarantenne cecoslovacco Tomas Cerveni. E mentre si attende la relazione dei vigili del fuoco sulle cause dell'incendio di San Silvestro, ai nostri microfoni parla il presidente degli agronomi che punta il dito contro i mancati interventi per la salvaguardia del paesaggio forestale.
Il presidente dei dottori degli agronomi forestali della provincia di Pescara entra in questo dibattito che riguarda l'incendio che si è verificato nei giorni scorsi a San Silvestro. Voi puntate l'indice contro la mancata manutenzione, contro i piani forestali che non sono stati attuati negli ultimi anni, è così? Da diversi anni ormai la gestione forestale non si fa. Per gestione forestale si inquadra appunto nel gestire il bosco coltivato, diradato, fasce tagliafuoco, pulizia del sottobosco che serve ad evitare gli effetti ancora più grandi di un incendio. Invece di bruciare 3.000 ettari ne potrebbero bruciare solamente 2-3, ecco, e le squadre di soccorso ne verrebbero anche aiutate nell'entrare nel bosco. Senza piani di assestamento che sono in istruttoria da 12-14 anni in regione, tra l'altro già scaduti, e le ultime decisioni in merito all'annullamento, alla chiusura della misura del piano di sviluppo rurale che serviva per finanziare i piani, non si potrà accedere ai bandi che servono per pulire, diradare le pinete e fare le fasce tagliafuoco. Quindi è un cane che si morde la coda, e quindi ormai la gestione forestale, contrariamente a quanto ci indica l'Europa e l'Italia, lo Stato italiano, che deve essere fatta, il paesaggio forestale deve essere pianificato e poi gestito, purtroppo noi siamo addirittura indietro, quindi auspichiamo, ecco, dando la nostra collaborazione, un'inversione di marcia in questo senso, quindi che si attui la gestione forestale e che tutti i fondi e i piani vengano finanziati. Da un punto di vista proprio naturalistico, qual è il danno arrecato da questo grosso incendio? Il danno essenzialmente è un danno che va non solo paesaggistico, naturalistico, è una pineta di Pino d'Aleppo che è andata via, come tante altre pinete anche quest'estate nell'Aquilano che sono andate via, e ovviamente rimarranno lì per tanti anni, perché poi si farà fare alla natura quanto in realtà, ecco, non si dovrebbe fare. Tutti i boschi sono coltivati da almeno 2000 anni, quindi la mano dell'uomo c'era e ci dovrà essere. Adesso parliamo dell'emergenza sanitaria. Sono 24 i casi di positività registrati oggi in Abruzzo. Il computo complessivo sale a quota 3.828, ma non ci sono ingressi in terapia intensiva né nuovi decessi. Sono 24 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo, facendo salire il computo complessivo dall'inizio dell'emergenza a quota 3.228, dunque con un sostanziale avvicinamento nelle ultime settimane alla soglia psicologica dei 4.000 complessivi. I casi si riferiscono a pazienti di età compresa tra i 10 e i 73 anni, anche se non ci sono nuovi ingressi in terapia intensiva e neppure nuovi decessi, che restano inchiodati a quota 472 ormai da parecchi giorni. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 2.902 dimessi e guariti, invariato rispetto a ieri, di cui 14 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 2.888 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 454. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 160.980 test. 33 pazienti, più 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 420, più 21 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 461 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 16 rispetto a ieri, 919 in provincia di Chieti, più 4, 1.700 in provincia di Pescara, più 2, 714 in provincia di Teramo, più 2, 31 fuori regione, numero invariato, e 3, numero anch'esso invariato, per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Dei 16 casi registrati in provincia dell'Aquila, 13 fanno riferimento a tracciamenti di contatti di focolai già noti. E a Paternò sono stati trasferiti 25 migranti, 13 a Vasto, 12 all'Aquila. Il candidato sindaco al comune di Pangrazio: ci siamo battuti, dice, per la salute dei migranti e dei cittadini. Ho sollecitato il commissario Passerotti per accertare eventuali responsabilità.
Migranti a Paterno, una questione che lei ha attenzionato con particolare veemenza negli ultimi giorni. Questa mattina è arrivata la notizia, i migranti sono stati trasferiti, 13 a Vasto e 12 all'Aquila. Ma io ho contestato l'idoneità della struttura, ho fatto l'appello al prefetto. Perché? Perché naturalmente quando c'è un edificio che è non idoneo strutturalmente, non è idoneo a livello sanitario, quando c'è un documento dell'ufficio tecnico del comune che manifesta appunto contrarietà alla collocazione in alloggio di quei locali, quando c'è lo stesso commissario che scrive alla prefettura e dice che ci sono delle problematiche serie, strutturali e sanitarie in quell'edificio, quando i controlli della polizia locale vanno nella direzione appunto di confermare quando detto sia dal dirigente che dal commissario, bisogna solamente che si prenda atto il prefetto, abbiamo fatto un appello al prefetto che ha provveduto a trasferire questi ragazzi. Questi sono dei poveri cristi che chiaramente si trovavano in questa struttura e quindi vanno salvaguardati e vanno tutelati, non è possibile metterle in strutture inidonee da un punto di vista strutturale e sanitario. Se qualcuno di questi ragazzi si fa male, contrae il Covid, dove va? Va all'ospedale di Avezzano, un ospedale che chiaramente è in crisi profonda da un punto di vista sanitario? E allora noi per salvaguardare sia i ragazzi, per salvaguardare sia i cittadini che chiaramente della città di Avezzano, abbiamo fatto questo appello al prefetto. Siamo stati ascoltati, non siamo quelli che facciamo manifestazioni contro qualcuno. Sappiamo che il primo responsabile di questa assurda migrazione è l'Europa, che non procede a fare degli interventi naturalmente strutturali, degli interventi collegati con tutti i paesi europei, ma noi ci siamo battuti per la tutela e il diritto alla salute sia dei migranti e sia dei cittadini di Avezzano. Ci si chiede allora come mai questi migranti sono arrivati nonostante ci fosse appunto una struttura non idonea. Ci possono essere delle responsabilità in questo senso? Io proprio stamattina ho sollecitato il commissario del comune, il dottor Passerotti, ad accertare le responsabilità, a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica perché vengano in qualche modo accertate le responsabilità, se ci sono responsabilità in capo a qualcuno. Questa è una procedura che risale al 2018, quindi dal 2018 ad oggi sa il commissario che deve fare tutti gli accertamenti possibili per vedere chi è stato il responsabile di mettere una struttura inidonea dove ricoverare, come ho detto prima, delle persone che hanno invece bisogno di assistenza e di essere soprattutto aiutate. Ancora cronaca, una ragazza di 17 anni è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Pescara a causa delle ferite riportate questa mattina dopo essere stata investita a spoltore mentre attraversava la strada da un'automobile condotta da un 80enne. Soccorsa dai sanitari del 118, la ragazza è stata trasportata in ambulanza in ospedale e dopo le prime cure trasferita in reparto. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia locale di Spoltore coordinati dal comandante Panfilo Dorazio. Cambiamo argomento adesso, il Ministero dell'Istruzione con una circolare inviata ieri al rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola, si è voluta complimentare per la perfetta organizzazione in sicurezza della prova di ammissione al corso di medicina veterinaria. Con il Covid il Ministero ha deciso di svolgere tutti i test di medicina a livello territoriale, quindi noi raccogliamo tutti i ragazzi che hanno optato per una qualsiasi facoltà di medicina a livello nazionale, però residenti nella provincia di Teramo. Devo dire che la cosa non ci ha sconvolto più di tanto perché noi siamo già preparati con tutta l'organizzazione per il test di veterinaria che abbiamo svolto il primo settembre. Per questo test abbiamo ricevuto anche i ringraziamenti da parte del Ministero, quindi consentitemi di ringraziare tutti i colleghi e il personale per la perfetta organizzazione e devo dire che viene fuori veramente lo spirito di squadra e, come piace definirlo, lo spirito di comunità dell'Università di Teramo. Questi ragazzi oggi sono qui, sono sicuro che per molti di loro, tutti di loro,
loro, tutti loro, insomma, la possibilità di entrare a medicina. Ci sarà, però nel caso in cui non dovessero farcela, le porte dell'Università di Teramo e il rettore dell'Università di Teramo sono pronti ad accogliere, quindi io in particolare, quindi gli chiedo di prendere in considerazione i nostri corsi di laurea. Il nostro spirito ambientalista, non posso che suggerire la risposta viva il lupo, quindi veramente un augurio di cuore, però ripeto, insomma, è importante che se per quest'anno non ce la fanno ad entrare, tengano in considerazione l'offerta formativa di qualità di altissimo livello dell'Università di Teramo. L'alimentazione e i prodotti della terra abruzzese sono stati al centro della tavola rotonda nell'ambito delle iniziative legate al ritiro precampionato del Napoli Calcio a Castel di Sangro. A fare le veci della nostra regione, produttori vitivinicoli e lo chef stellato Nico Romito. Il processo di trasformazione delle materie prime in campo alimentare può diventare fattore di crescita per l'economia nazionale. E questo è il messaggio partito dalla tavola rotonda sull'alimentazione e i prodotti della terra tenutosi nell'ambito delle iniziative legate al ritiro del Napoli Calcio a Castel di Sangro. Cibo, alimentazione sostenibile, enogastronomia e economia del territorio sono state al centro del dibattito che ha visto la partecipazione del presidente del Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis, dello chef pluristellato Nico Romito e di imprenditori da anni impegnati nel campo della ristorazione e della produzione vitivinicola. I numeri del settore testimoniano il peso sull'economia nazionale. Ogni anno l'Italia esporta cibo per 45 miliardi di euro ed è per questo che tutto il processo di trasformazione diventa centrale per pensare ad uno sviluppo duraturo del settore. E proprio dell'importanza del territorio ha parlato Nico Romito, che della valorizzazione della tradizione legata alla qualità ha fatto il suo credo. Io ricordo tanti anni fa, quando andavo a fare i primi congressi internazionali, e era difficile spiegare dove era l'Abruzzo. Oggi, quando dico Abruzzo, Castel di Sangro Abruzzo, naturalmente il territorio inizia a essere conosciuto. Negli ultimi anni, ma ricordo benissimo anche l'anno scorso, tantissime testate internazionali di turismo che trattano cibo, trattano vino, hanno e stanno ancora dedicando degli spazi enormi su queste riviste, perché l'Abruzzo è una regione che deve essere ancora conosciuta da moltissime persone. E devo dire, con questo, col lavoro che io sto facendo, i miei colleghi stiamo facendo, il mondo del vino, la politica stesso, che ha capito quanto è importante creare delle sinergie e creare un'unica squadra, questo territorio con queste caratteristiche diverse nell'arco di 100 km, si passa dalla montagna al mare, tutto questo si porta dietro, quindi biodiversità, cucine diverse, vini diversi, territori diversi, scala diversi, è la nostra grande forza. L'abbiamo capito tutti, non abbiamo più quell'approccio di prima, di 10 anni fa, che ci sentivamo più piccoli degli altri, ma oggi siamo consapevoli di quanta forza insieme possiamo fare, ma soprattutto di quanto è bello il nostro territorio, con tutte le varie personalità del territorio che dialogano in maniera diversa. Quindi queste diversità messe a sistema diventano la nostra grande forza per il futuro, e già si sta verificando. Quest'estate si è verificata che l'Abruzzo è stata una delle regioni più visitate. E adesso apriamo la pagina di sport. Ovviamente partiamo dal campionato di Serie B e dal Pescara, perché sono ore febbrili di calciomercato per i biancazzurri. In attesa di ufficializzare Mirko Valdifiori, il Delfino è pronto a riabbracciare il terzino Zampano ed è vicino al giovane talento della Roma, Riccardi. Dirigenza del Pescara al lavoro per dare a massimo modo i calciatori per impostare al meglio il lavoro in questi primi giorni di preparazione. Sono ore febbrili che porteranno intanto alla ufficializzazione del regista Mirko Valdifiori, pronto a firmare un biennale dopo essere arrivato a scadenza di contratto con la SPAL. A lui saranno consegnate le chiavi del centrocampo. Pescara attivissimo e sempre a centrocampo, e vicino un altro calciatore che era stato già in passato in orbita biancazzurra, il 24enne Stéphane Omeonga, belga di proprietà
squadra del Genoa, che può arrivare a titolo definitivo. In passato ha anche indossato la maglia dell'Avellino e nell'ultima stagione è stato prima in patria al Cercle Bruges e poi in Scozia all'Hibernian. Giocatore tecnico ed utile, può essere alternativa a Valdifiori o può anche giocare mezzala. Si avvicina anche un ritorno, quello del terzino destro Francesco Zampano, che nel biancazzurro e con Massimo Oddo in panchina ha conquistato l'ultima promozione del Delfino in Serie A. Sarebbe il terzo reduce con Fiorillo e Memusciai. L'esperienza a Frosinone non è stata particolarmente positiva ed il giocatore è destinato a cambiare aria. Zampano ha un altro anno di contratto e per motivi di bilancio e cartellino Frosinone e Pescara, più che un passaggio a titolo definitivo, potrebbero optare per la formula del prestito, assicurando il passaggio a titolo definitivo al Pescara alla fine della stagione. Zampano prenderebbe il posto del gioiellino Zappa destinato al Cagliari, ma il colpo a sensazione, il trio Sebastiani, Repetto e Bocchetti, lo può mettere a segno con la Roma. Il Pescara è vicino al prestito annuale del super prospetto Alessio Riccardi, centrocampista che lo scorso anno era stato vicinissimo alla Juventus nell'ambito della trattativa, poi non andata in porto per Rugani, e che in queste settimane è stato accostato al Napoli per la mega operazione non ancora concretizzata che potrebbe portare Milik in giallorosso. Riccardi, classe 2001, ha debuttato in Coppa Italia in prima squadra 2 anni fa, ma non ha fatto presenze in campionato. Proprio in riva all'Adriatico cerca quello spazio per far sbocciare il suo talento. La conferma è arrivata dal presidente Daniele Sebastiani, intervistato da Calcio Napoli 24. Ho un accordo con la Roma per Riccardi, abbiamo stabilito tutto e penso che i primi giorni della prossima settimana sarà a Pescara. L'obiettivo è quello di fare un gran campionato. Riccardi potrebbe non essere l'unico gioiellino giallorosso con destinazione Pescara, visto che, come rilanciato da Gianluca Di Marzio di Sky, nei radar biancazzurri è finito anche il terzino sinistro, classe 2002, Riccardo Calafiori, fresco di esordio in campionato contro la Juventus. Ieri poi il presidente Sebastiani è stato a Castel di Sangro al ritiro del Napoli. Il sogno di portare in biancazzurro Gennaro Tutino sembra dover restare tale, perché il giocatore è stato già promesso alla Salernitana. Sarebbe stato offerto Ciciretti, che però ha caratteristiche troppo simili a Galano. Un eventuale ritorno di Palmiero può essere frenato invece dagli innesti dei suddetti centrocampisti, Riccardi, Omeonga, Valdifiori, senza dimenticare che in rosa ci sono già Memusciai, Castanos e Busellato. Formalizzata ieri la cessione del difensore Alessandro Celli alla Virtus Francavilla in prestito con diritto di riscatto. Mercoledì prossimo, 9 settembre, infine, su il sipario della nuova stagione con la presentazione del calendario di Serie B, che si terrà alle ore 19 a Pisa, nello splendido scenario di Piazza del Duomo. È intervenuto al Media Day dell'Acqua e Sapone Calcio a 5 il vicepresidente del Pescara, Gabriele Bankowski. Parla della sofferta stagione del Delfino appena andata agli archivi e plaude al ritorno in panchina di Massimo Oddo. Gabriele Bankowski al Media Day dell'Acqua e Sapone, perché insomma la sua azienda Farmaplu è vicina come sponsor, vicina anche geograficamente, perché state nello stesso comune. Anche come amicizia con Ennio, che è un'amicizia che ci lega da molti anni, e io, per me è un onore veramente essere partner tecnico dell'Acqua e Sapone, una squadra che veramente sta facendo delle cose bellissime, e il calcio a 5 è uno sport che secondo me nel tempo avrà ancora più successo. Lei ha detto una squadra che può arrivare al vertice d'Europa. Secondo me sì, con i nuovi acquisti, io comunque lo seguo, il calcio a 5 mi piace, e con i nuovi acquisti, con i giocatori che poi sono tornati, Luca Jan, secondo me ha la possibilità di arrivare ai vertici europei. Lei è anche vicepresidente della Pescara Calcio, che arriva da una stagione molto sofferta, con il lieto fine, ma quanta fatica. Sicuramente, io addirittura i rigori non li ho visti, ho sofferto molto proprio a livello personale, perché effettivamente insomma l'interesse era talmente importante, cioè scendere di categoria sarebbe stato veramente una tragedia in tutti i sensi, cioè proprio è andata bene, fortunatamente tutto bene quel che finisce bene, però ci deve servire di monito per il futuro, perché certi errori non si debbano più commettere. E l'ultima, appunto, la nuova stagione come sta nascendo proprio con l'avvento di Oddo e altre scelte che ora saranno fatte? Ma sicuramente io credo che sia stata
stata la scelta migliore quella di Oddo, al di là delle polemiche di alcuni tifosi di Perugia, però è di Pescara, ha vinto con noi, ha fatto molto bene e di conseguenza c'è un feeling particolare col presidente, con Repetto, quindi a mio avviso penso che sia la scelta migliore e ho grande fiducia per il futuro. Da domenica si svolgeranno a San Buceto i campionati regionali assoluti di tennis. Per la società organizzatrice, la SGT Sport, è stata anche l'opportunità di illustrare le nuove attività che saranno a breve intraprese nella cittadella dello sport. Luciano Di Nicola è il presidente di SGT Sport, che quest'anno sta davvero portando alla luce tantissime novità. Sì, diciamo che ci sono delle belle novità per quanto concerne appunto il mondo sportivo, perché quest'anno ci vogliamo cimentare in due nuove discipline, quella del rugby e quella del calcio a 5. Tutte e due le discipline saranno e verranno fatte principalmente e soprattutto per i bambini dai 6 ai 15-16 anni. E poi questa conferenza stampa in un luogo davvero, davvero bello, più volte lo abbiamo detto come questa zona di San Buceto sia un fiore all'occhiello di tutto l'Abruzzo, è una conferenza anche per presentare appuntamenti di tennis immediati, in particolare i campionati regionali assoluti che sono il top del movimento di alto livello del tennis abruzzese. Sì, per il secondo anno consecutivo abbiamo avuto la conferma ad organizzare i campionati assoluti regionali e quindi diciamo partiamo domenica e ospiteremo qui i campionati regionali assoluti di tennis per il secondo anno consecutivo e pensiamo che avrà molto successo sia dal punto di vista di risposta degli atleti, ma soprattutto dal punto di vista organizzativo, perché comunque l'evento è abbastanza importante a livello regionale. Un altro evento è quello delle finali TPRA, che si svolgeranno sabato e domenica sempre nei nostri impianti e che pensiamo di organizzare e di onorare al meglio e come siamo abituati a fare. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Inoltre vi ricordo che questa sera a partire dalle ore 21 c'è il classico appuntamento del giovedì con Velo, la rubrica di TV6 dedicata al mondo delle due ruote, trofeo Matteotti di sabato. E anche il Tour de France che si sta correndo sulle strade francesi. Appuntamento alle ore 21, invece quello con l'informazione alle ore 23. Grazie per averci scelto e buona serata.